La festa nazionale della liberazione è stata festeggiata anche a Cerignola, in una giornata meteo non proprio benevola, con una forte pioggia che ha rischiato di far mandare tutto all'aria. Il sindaco di Cerignola, Franco Metta, ha raggiunto il porticato del comune, dove ha salutato le associazioni dei carabinieri, polizia di stato, Croce Rossa Italiana e la banda cittadina. Si decideva di andare in corteo con le macchine per rendere omaggio nell'ordine a Teodato Albanese, martire delle fosse ardeatine, viene in corso Roma alle 11 vittime civili in Via Rossi, Filippo Valieri, martire della Resistenza, e i caduti della Prima Guerra Mondiale in corso Garibaldi, le vittime dell'eccidio di Valle Cannella e i caduti del Mare Egeo nel cimitero. Nel ricordo, il primo cittadino era accompagnato da alcuni consiglieri comunali e dalle associazioni citate. Tra l'altro, al cimitero è stato suonato il silenzio militare e poi la commemorazione con l'inno di Mameli ha concluso l'evento. Mimmo Siena, Speciale News.